Buonasera amici di Urbex e Oltre, eccoci qua per un'altra esplorazione barra indagine paranormale. Adesso vi lascerò subito a Milvia che vi dirà dove siamo e che cosa stiamo per visitare. Allora, ciao a tutti ragazzi, prima di tutto devo ringraziare Davide Donato che mi ha dato l'opportunità di venire a visitare questa villa. È una villa che ultimamente la stanno facendo in tanti, però è ancora probabilmente non vandalizzata più di tanto. Non diciamo dove siamo, siamo dalle parti comunque del Lago Maggiore, se non sbaglio, giusto? Sì, è Lago Maggiore. E niente, vediamo un po' come va, perché comunque è bella grande, è bella perché ho visto le foto e tutto, vale davvero la pena. Con noi c'è sempre Dida, che è un piacere averla con noi, è una garanzia, si sente un animale che è un uccellino. E niente ragazzi, entriamo dentro e vediamo, dai, scopriamo questa villa. Andiamo! Buon lavoro! Ok amici, siamo già entrati all'interno della casa. Ce l'aveva anche mia nonna questo qui, però ce l'aveva nero. Biblioteca tedesca, analisi, letteratura, nulla. Poi c'è delle lettere. Sì. Foto di un cagnolino. Invierò dopo domani i programmi d'ammissione per Torino e Modena. Attaccato su un quaderno le pubblicità dei metodi contro la calvizie, probabilmente era interessato, vedi, a curare la calvizie. Della Svizzera contro le... ah sì, perché poi uscì con la sostanza che poi hanno tolto via. Antica civiltà orientale del Cormano. Sacrifici e preghiere anniversari per i caduti. Gli oracoli. Oracolo del Delfo. Cotia. Scatolina di legno. È spinto dentro. Pastore tedesco. Sarà stato loro che erano. Qual è la stanza quella rossa? Solo che ormai è tardi. Io provo a entrare. Provo a vedere, ma ormai è tardi. La stanza rossa. L'ho sempre un po' sul rosso, guarda. Questa è la stanza rossa, di giorno dovrebbe riflettere tutta la luce rossa e diventare tutte le pareti rosse.
fatto adesso, essendo quasi al tramonto, perde quell'effetto, anche se accendo la luce la vedo ancora peggio. Anche l'RF da tenere sott'occhio, niente per adesso, nessuna attività. Guardate amici che porta di legno, veramente molto bella. Guardate. Spettacolare, tutto rivestito di marmo. Abbiamo dei libri. Di libri proprio. La percezione visiva. 2 giugno 1911. Carissimo papi, 1911. Dida trovato. Carissimo papi, ti scrivo 2 righe per chiederti due favori. L'uno è che tu spedisca a mio nome in lettera lire 110 al tappezziere Gelmi. Ma che ti restituirò appena avuto il mio nuovo affitto. E poi l'altro favore è che tu metta la prima metà che hai, poi è difficilissimo da capire, ho scritto stilizzato. Comunque aveva bisogno dei soldi in prestito del suo padre. Da papi. Percezione visiva dell'Italia e degli italiani. Ah, qua c'è un taccuino. Madonna, quanto scrivevano, quanti appunti prendevano. 16 settembre 1918. 18. 20 novembre 1918. Cioè, prima guerra mondiale, la fine della prima guerra. 21 marzo 1919. Cavolo. Insomma, c'è una roba parecchio vecchia. Cioè, amici, abbiamo trovato degli appunti del 1918-19. Anzi, la Dida li ha trovati. Questo è del 16. Sì, c'è anche 1911. C'è un quadrinino di scritto nel 1900. Alla scoperta delle vite passate, reincarnazione, media. Qua c'era qualcosa. Vedi? Questo è nuovo. Confronto, nuovo confronto. Sì, vabbè, ma sarà degli anni 70. Sì, nel senso confronto di altro. 20.000 lire. Sarà degli anni 70, visto qui. Aspetta, Manuela. La Pompas, so chi è. Non me la so. 1987, prima edizione. Fa un'altra medianità anche lei, la Pompas. Quindi chi abitava qua ci credeva.
Però andavano a studiare anche. Si interessavano di tante cose. Sì. Ma vediamo qua di percezione visiva degli italiani. Il diavolo è l'amore. La scienza di coscienza di scienza. Genealogia della famiglia Augusta, pensavo fosse la loro famiglia che ci ha guarda qui ste piastrelle. Ste piastrelle sono le stesse che c'erano nella Villa Cia. Riconosciute. Oh, mamma. Sprofondando la scala. Della villa mi piace, ma senti no, positivo. Questo era rivestito di marmo, gli hanno asportato via il marmo davanti. Siamo qui. Qua si imbarca. Siamo una specie di stanza da pranzo. Pochettino amici per il vento si imbarca. Un vecchissimo baule. Una vecchia tombola. Un'antica macchina da cucire. Siamo arrivati in cucina.
cucina, però è pericoloso, ho visto il pavimento, cosa so ci sono qua? I sotterranei che si imbarca un po'. Cosa c'è scritto qua, Como? Aspetta, prendi. Como tirata mamma. Ritirata mamma. Ah, Como ritirata mamma. C'è sempre la foto della villa. Ormai un po'. Guardate amici, questa era la villa ai tempi quando era in funzione. Sono contento di trovare comunque queste foto per ricordarmi come erano originariamente. Scalda col calorifero. Sì. Mettevano dentro i piatti e scaldavano col calorifero. Infatti. Mamma, che questo però che cammino. No, sono cammini grossi, là. Questo è rimasto il rivestimento fuori almeno. Questo sì. Hai visto c'è una nave, un cantiere di una nave lì, un vecchio quadro sopra il camino che sta per essere, che stanno costruendo una nave. Hai tutte le chiavi. E qua c'era un bagno di servizio, una lavanderia. È stato vecchio, anni 60 stato. Beh, quando ero bambina ce l'avevamo così a casa. Perché tu potevi mettere a scaldare la roba. Sì, mettevi i piatti e si scaldava. Certo. Li teneva i caldi. Vedere quelli che venivano dai campi. Era anche intelligente sta roba qua. Allora amici, adesso attraverseremo tutto, proviamo a salire su. Ho sempre il guinzaglio del cane. Anzi, passo di qua, più largo. Siamo qui. Scala di pietra. So, questa era rivestita di moquette secondo me. Guarda quella macchina, se non ti sembra un gatto. Sì, perché ci vedo un gatto. Un gatto che si guarda, con la coda, la testa e le orecchie. Sì. È forte. Ma non è che l'hanno disegnato. No, è una macchia, guarda, lo scrostamento del muro. Sembra un gatto che ti guarda. È troppo forte. Questa cos'è, una cameretta? No, un bagno. Qua c'è un campanello, quei numeri. Pensa che questo era un albergo, Qui ci sono dei numeri con... Sì, lì sono tutte le stanze. Sì, sono tutte 1, 2, 3, 12. Adesso proprio si è affittata, guarda. Sono i numeri della stanza. Perché era qua zero? Wow, amici. Che la tenda. Molto bello, amici. Guardate che anche il lampadario in particolare. Ma c'è vento? No. Sono anche. Bella anche le ringhiere. Guardate amici, Lidia ha trovato anche uno spartito musicale. Sappiamo che qua ci sono due pianoforti. Lo volevo riportare sul pianoforte. Quindi Dida ha pensato di riportarlo al suo posto. Ok, proviamo a salire amici, guardate anche lì che tende spettacolari. Sì, queste per me affittavano le stanze. Sì, perché guardate. Sì, sì. Guardate, ci sono numerate. Così fosse dei campi tipo bisogno della stanza 1, Titi. Magari vivevano sotto, era. Manca solo la 3.
Proviamo a salire. Questa villa. Questa è la scala, quella di chiocciola di metallo che vedevamo prima, che va sul terrazzo. Sempre la stessa fotografia. Milano 31 ottobre 1893 o 95, riunito a mezzo di mio marito Emilio, dell'eredità del defunto zio, e qua ci sono tutti gli estremi, tutte le divisioni dell'eredità. È una marca da bollo questa qui, per autenticare l'eredità. Centesimi 10. Marca da bollo, si dice. Sì, sì. Una marca da bollo per autenticare l'eredità. Le porte. Certo che lascerò lì un quaderno dell'eredità del 1895 è assurdo, no? No, abbastanza. Rilegature brevettate. Ma dai. Codice dei delitti e delle pene. Questa non è beccaria, ma aspetta. Fallimento. Fallimento? Sì. 5 gennaio 1909. Questi sono tutti i documenti di fallimento. Questo è 1909. Ma è enorme. Poi il pavimento non è bello, eh. Mi metto qua, Massimo. No, vieni dentro. Te sei qui, non andare lì, lì c'è un altro pianoforte. E tu fatto il pianoforte, riesco. E come sì, faccio a vederlo? Posso andare vieni, qua? Vieni fino a qua, non andare nel centro, vieni fino a qua. Spalle c'è il pianoforte veramente molto bello, mi vorrei avvicinare però il pavimento non è buono per il mio peso, quindi non posso andare lì, e mi dispiace perché sono anche delle foto molto carine, io ho provato a zoomare più che potevo, però mi è consentito avvicinarmi. Luca mi ce la lascio un attimo la telecamera di Ida e segue più il giro di me che riesce ad avvicinarsi. Ok, mi siete tornati nelle mie mani. Ho anche dei disegni.
la foto di un signore che ho visto giù, mi sa. Forse quello è il padre, quello giù che gli somigliava sembrava il figlio. Può essere, perché questo è un po' più... No, hai ragione, perché questa è più vecchia, questa è inizio del Novecento. Sì. Eh sì. Quei bambini che ho visto giù, forse è il padre. Dov'è, di qua o di là? Milvia è andata di là. Non so qua si può entrare. Qua, guarda, ecco qua si è pericolo di pavimento, però non lo so se è il caso che entriamo qua. No, meglio di no. Guarda anche i soffitti, molto eleganti, eh. Qui è che corridoio lungo, vado di qua, qua non buono, qua non buono, però qua è un po' brutto. Io fino a quando riesco. Devi fare allora, potete. Qua è imbarcato tanto. Quello che mi sto andando a vedere. Il distello di qua. Ah, guarda che prima di lavoro giù. Sì. Vedi là un po' quando bagnesto. Guarda che vedi che amici, allora io provo a entrare fin dove riesco, io sotto sento gommoso sotto i piedi. Allora ok amici, allora io adesso vi lascio a Milvia perché non riesco a entrare, io sento imbarcarsi il pavimento col mio peso. Questo è il fregio, bello. C'è la sedia. Ancora un lampadario, purtroppo è imbarcato tanto qua. Vietate entrare. Sì, proprio... Qua non lo sento tanto bene, eh? Era proprio albergo, eh? Cos'è? Vino bianco. Damigiane di vino bianco. 1908, spendevano 52.000 lire per le damigiane di vino bianco e vino bianco soave. E per... soave sta in Veneto. Sì, però per spendere a quell'epoca tutti quei soldi probabilmente facevano un rifornimento grosso per la... Eh? E questo va fuori nel terrazzo? Oh, mi hai fatto spaventare. Cosa puoi fare nel terrazzo? Non c'è nessuno. Guardate amici, bellissima. Dai, però mette fuori, dai. Uno! E me poi scale le leggende, sentivano.
Amici, siamo arrivati alla stanza del pianoforte, allora veramente molto bello, eh? Non posso dire veramente spettacolare, non ho altro da dire. Che divani, proprio pianoforte funzionante. Io mi sono dimenticato di dirvi strada facendo che l'RF sta funzionando. A me funzionano gli strumenti. Questo qua è sempre il signore di prima, mi sa, però un po' più maturo. No, è sembra più vecchio, guarda i baffi. Sì, mi sa che è fatto dopo. E la foto là è del 1919. Mi sembra lo stesso, ma più invecchiato. E con l'altro sciolto di bambino. L'RF ha smesso di funzionare. Allora amici, entrando in questa stanza ho visto che l'RF funziona, adesso ha smesso ogni attività per un po' di tempo. Soltanto là dentro va l'RF vicino al letto. Amici, allora qua l'unico posto dove ho trovato attività io con l'RF è solo dentro la stanzetta. Tu dove ti metti? Allora amici, adesso Miglia si preparerà per effettuare la tecnica delle bacchette, la faremo all'interno della stanza del pianoforte. Miglia si sta preparando per la tecnica delle bacchette, ho trovato un piccolo particolare. Questa foto è molto carina, anzi un dipinto. Allora amici, allora Dida ha acceso una candela, un incenso. La porti dritta? Sta piovendo. Sta piovendo. Si vedeva questo dipinto. Metti la bacchetta dritta, per favore. No, dritta. Ancora. Ok. Allora, abbiamo visto che qua qualcuno risiede. Eri un uomo o una donna? Se eri un uomo mi stringi, una donna allargami le bacchette.
altrimenti la bacchetta dritta, per favore. Fammi vedere dove sei. Mi muovi anche l'altra bacchetta, per favore. Eccolo un po'. E dove c'è il piano? Mi metti le bacchette dritte. Ascolta, ha dato fastidio che abbiamo suonato un attimo il piano. Se ti ha dato fastidio che abbiamo toccato il piano, chiudimi le bacchette. Okay. Mi metti le bacchette dritte. Ok, allora l'abbiamo fatto perché è un bel piano e siccome suona ancora, ci siamo fatti prendere dalla foga e abbiamo suonato il piano, quindi ti chiediamo scusa, non era una mancanza di rispetto. Ora mi dici se eri un uomo o una donna, se eri un uomo mi chiudi, se eri una donna mi allarghi le bacchette. Ok, me lo metti dritte. Eri un proprietario di questa villa? Abitavi qua dentro? Se eri un proprietario allargami le bacchette, se un altro tipo di persona me le chiudi. Puoi interagire anche con la destra? Ce la fai? Va bene, me la metti dritta, ma va bene anche quella, una sola, un po' più forte. Mi riposizioni la bacchetta dritta. Aspetta, guarda che ti dà fastidio. Cos'è che ti alza? La luce? No. Perché con... Che c'è con la destra. Ti dà fastidio quello che hanno fatto, per quello che continua a farmi vedere quei buchi? Ti ha dato fastidio? Ok. Le metti dritte. Ma ti dà fastidio qualcosa? O stai magari giocando? Perché non riesco a capire. Fammi capire. Se ti dà fastidio allargami. Se c'è qualcosa che ti dà fastidio allargami. Se stai giocando mi stringi le bacchette. Non apri, apri. Me le metti dritte? Me le fai muovere forte? Fammi capire. Fammi muovere forte. Forte, forte. Tutte e due. Prova a farmelo andare forte. Cosa possiamo fare? Perché mi sembra un po' in pena. In pena per che cosa? Non lo so. Sei in pena? Se sei in pena stringi le bacchette, se non sei in pena allargale. Ti dà fastidio che è venuta qua della gente a frugare? Se sì, allarghi. Ma stava già allargando, però. Puoi rimetterla in posizione? Puoi rimetterla in posizione?
Io ho rimesso a posto anche uno spartito che ho trovato giù, l'ho messo sull'altro pianoforte. Noi non siamo qua per fare qualcosa di male, anzi. Non siamo qua per distruggere. Siamo qui a vedere la tua bella casa, ti abbiamo portato una candela, un incenso. Io ti ho lasciato sul pianoforte una scatolina con all'interno delle erbe e ti ho lasciato due stelline a ricordo di essere passata qua. Ci confermi che era una casa con stanze in affitto? Se sì, puoi allargare, se no stringe. Erano stanze numerate, perciò presumo che fossero anche in affitto, una parte. Magari quando era in affitto lui non c'era. Non era più lui, Alex. Non era più lui, Alex. Non era più lui, Alex. Tu hai riso? Prima, a partire dalla fine del 1800 all'inizio del 1900, vivevi in quell'epoca, se si chiudi i miei pacchetti, se no me li allarghi. Magari le ha dato fastidio vedere la sua casa che è diventata tipo un albergo. Sei il titolare che ha lasciato l'eredità, quel foglio di eredità che ho trovato? Se si allarga, se no, stringe. Io il documento d'eredità l'ho lasciato nascosto per non farlo distruggere. Ti ha fatto piacere se si stringe, se no, però dovresti riportarlo in posizione. Non la rimetti dritta? Dove c'è la dita? Faccio sentire una nota. Piano. Proviamo una melodia particolare. La vuoi sentire? Che sia allargare qualche altro. Adesso te la facciamo sentire, una quinta, giusto? La quinta, sì. Ok. Te la facciamo sentire. Qui ci può fare come prima, con un bel forte. Non so, mi viene qualcosa dentro del cammino, puoi riportarmi in posizione per cortesia? Così posso far prendere il mio. Dove ci vuoi che suoniamo un altro tasto del piano? Se si aprimi le bacchette. Mi senti anche un altro piano? Sì, tu sì. Sento cantare. Sì, lo sento anche io orecchio. Qua lo sento. Ma io sento anche qua. Qua. Sì, sì. Non sono i maschi. Non so se sei una voce maschile. Maschile. No, femminile con un piccolo. Un falsetto.
Ancora l'ho sentita. Puoi muovere le banchette per vedere se ti piace sentire la musica? Se riesci, quando sono carti per l'intanto. Due volte come prima, la prendi e la prendi il ritmo, vai. Se ce la fai, se ce la fai, se vuoi. Prima che... Se ti prendi la forte. Se tu avvicini a noi, sei vicino a noi? Sei vicino a noi, apri il pacchetto per favore. Bene, bene, aprire bene. Per risolvere se vuoi vicino a noi. Se prendi il ritmo lo si muove molto bene perché non si riesce. Tornato mal di testa. Sono le ref. Sono le ref in tasca, sono dei bidi. Non si vede, non si vede, non si vede. Un po'. Altrimenti passa. Allora, mi puoi fare un'apertura delle bacchette tutte e due mi tocchi le spalle? Se riesci, tutte e due le bacchette mi tocchi le spalle. Se riesci così. Ancora un po'. Devi toccare le spalle. Una c'è l'altra. Ancora un po'. Un pochino. Ok. Ora ti dritte. E dopo ti lasciamo, eh. Porta le dritte. Porta le dritte. Io ti saluto perché non voglio stare più di tanto. Ti ringraziamo per il tuo veramente con tutto il cuore perché mi hai aiutato proprio tanto. Ti lascio il tuo percorso, noi continuiamo con il nostro. No, ringraziamo. Mauro? Niente, ringrazio. Grazie mille, comunque tu sia, sei un proprietario. Se ancora si fa un po' che giri, sei il custode della tua casa. Grazie ancora. Io non capisco perché devono buttarle un giro e mezzo. Thank you.
Però per me i mobili li ho portati io, per il mio punto di vista. Queste cosa sono? Pomelle? Pomelle. Questo sembra coso per la cera, no? Natalizio. Boh, forse conteneva un porta sigarette. Oh. Guarda, porta timbre. Che bella. È rimasto qualcuno ancora? Turche. Saper vedere l'architettura. Archeologia. Prévert, la poesia di Prévert. Non ci vedo, non ci vedo. 1809. Pompei, qua c'è un signor lì a Ponte Schettianale su Pompei. 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 Comunque amici, sul canale è disponibile anche il video di Pompei, per chi è curioso. Castelli del territorio varesino. Teori di castelli del Varesotto. Ma dai, un libro di Chekhov con la fotografia di Chekhov. Anton Chekhov. C'è un libro su Chekhov, non di Chekhov, su Chekhov con la sua fotografia. C'è un po' di roba. E poi di tutte le lingue. Sì, di là c'era più tedesco. Era un appassionato di archeologia. Un po' di tutto, secondo me. Perché va dalla... va alla Sardegna. Sardegna. Va da tante cose. Va dalle ceramiche alla... misteri dello... pagani della della Rinascimento. Thomas Mann. Il museo di Villa Giulia. Ma va. Eccoti qua. Questo devo fare la foto. Ma quello da stiro di una volta che tu mettevi. Cos'è? Quello lì su? È su sughero, ho fatto con la. Quello l'avevo trovato dentro sempre qua, nel collano. Misteri? Mettilo con lei. Sì, posso, lo leggo. Sì, sì, sì. Mi pare che mettevi sulla... di quelli di una volta. Sì, ce li ho anch'io quelli lì. Ma non c'è un mostro. C'è il rialzo.
Allora, ho trovato una lettera, amici. Ma questo è un coso tipo quello delle porte, sì, ce n'era una. Desiderando mio cognato, nipote di mio zio Ernesto, che lei conosce, a cui acquistare del terreno. Gli ho proposto uno dei suoi lotti di la località, probabilmente il lotto numero 5, che trovasi al grande. Distintamente salutiamo gentilissimo signor il proprietario. Posso dire la data dell'abitazione? 17/11/1943. Di qua? Qual è il balconcino? Questo è il balconcino. Questo è il piano fuori, senza il piano fuori. Questo è il piano forte. Vabbè, comunque devo fare anche lì. Era di là da qualche parte. C'era. Questo non suona però. No, questo qua no, è tasti durissimi. Sto bambino messo dentro così? Forse per non perdere, lascio un altro ferro. Da siero. Beh, almeno non si rovina la porta. No, la trovo come me. Sito ta, se siete voi? Ok amici, allora adesso scenderemo giù e vediamo le altre parti della casa, degli altri appartamenti a fianco. Qua c'erano gli allevamenti dei piccioni. Altri libri. La piccola. Ah, Isabella un altro.
di quelli per entrare. Storia della religione. E non porta più alla casa. Stavo, lo ricordo, sto con 34 liquori di lusso. Siamo tornati alla casa. Sì. Sì. Ah sì, è vero. Sì. Con le caldaie. È quello che stanno entrando. Sì, la scala, eccola qua. Ne faccio anche a meno della piccina. Mamma mia. Ho trovato un giornale, Corriere della Sera, i primi atti dell'Italia della nuova era coloniale, dopo la guerra. Insomma, un mattino, una data. Ottobre 1912. Non è che mi piace tanto, guarda. Oh sì, tu là sì. È proprio un altro appartamento che va su. Come si avevano catalogato questa roba? Qua avevano preparato tutto da portare via e poi non l'hanno più fatto. Con più quello cucinino. Sì, relativamente perché comunque. Anni 60 più o meno, ma. Anni 60. Oh, sto letto un po' così alla disgrazia. Perché puzza c'è. Perché c'era. La... Un po' di liquirizio. Che spisa. C'era anche il citofono. Riesco a starci. Ok amici, eccoci qua per la conclusione del video. Allora, veramente spettacolare questi ambienti che ci sono all'interno di questa casa, soprattutto i pianoforti, veramente belli. Poi abbiamo avuto anche qualche interazione nella stanza del pianoforte e io con l'RF sulla parte della stanza dove c'è la gabbia per gli uccelli. Niente amici, adesso lascerò la parola alla mia collega Emilia che vi dirà il suo punto di vista di questa esperienza. Allora ragazzi, che dire di questa villa? Mi è piaciuto tantissimo, perché veramente era enorme, c'è ancora dentro tanto da vedere, l'aria era buona, secondo me non c'era niente di negativo, abbiamo avuto una bella interazione con le bacchette, andavano davvero tanto. Penso che era un proprietario probabilmente dei primi decenni, magari fine 1800, prima 900. Per me è sempre positivo fare queste uscite, scoprire, andare a vedere. E mi sono trovata bene perché ho sempre con me comunque Dida, che è un elemento valido nei gruppi, perché amplia la conoscenza e ti fa anche, insegna qualcosa, ecco, ti fa portare a casa qualcosa. Adesso diamo la parola a Dida che ci spiegherà anche lei il suo punto di vista.
Allora, io non ho fatto nessuna interazione, ho soltanto registrato stavolta, ho chiesto pochissime volte se c'era qualcuno, ma confido di trovare qualcosa perché è una casa pregna comunque, perciò confido. Abbiamo trovato dei documenti molto antichi che risalivano a fine 1800, perciò penso che qua qualcosa ci sia. Vedremo. Ok amici, noi come sempre vi ringraziamo di aver seguito questo video e ci vediamo qua per un'altra avventura, qui su Urbex e Oltre. Alla prossima! Ciao a tutti amici di Urbex e Oltre, eccoci con la lettura per quel che riguarda la Villa Rossa. Ora vediamo un attimino le carte, cosa ci hanno detto, che consigli ci possono dare. Vediamo un po' se ci possono aiutare sotto qualche punto, magari qualche problema che abbiamo in corso nella nostra strada. Mi sono avvalsa di due oracoli e poi dei tarocchi. Allora, gli oracoli è uscito come primo oracolo la custode della polarità e ci parla di aprirsi alla speranza. Sia il primo oracolo che il secondo oracolo vediamo che sono degli oracoli con delle tonalità un po' scure, un po' sul buio, quindi richiama un pochino qualche problema, qualche cosa che c'è in atto che non va bene. Vediamo un attimino cosa dicono le carte. Allora, la custode della polarità dice: sono la custode della legge della polarità e ti dico che di fronte a te hai solo due scelte, la staticità o la trasformazione. Scegli il cambiamento. La parte più difficile non è ripetere le scelte già fatte nel passato, ma evolvere e uscire dalla tua comfort zone. Se continuerai ad avere gli stessi pensieri, farai le stesse scelte e vivrai le stesse esperienze che ti faranno provare le stesse emozioni e tutto resterà uguale. Se vuoi qualcos'altro, diventa qualcun altro. Rinnova il corpo e rinnoverai la mente. Diventa consapevole del tuo potere di scelta. Osservalo ed esercitalo. Tu non sei i tuoi comportamenti. Tu sei ciò che scegli di essere. Numeri uno si diventa. Ecco che praticamente la carta ci dice che c'è un momento in cui probabilmente abbiamo questa mezza parte bianca e questa mezza parte nera, cioè siamo un po' in luce e un po' in ombra. Dobbiamo fare combaciare bene le due cose, quindi se c'è qualcosa da fare, un cambiamento, una trasformazione va fatta. Non bisogna restare statici, bisogna muoversi, bisogna andare avanti. Questo è riportato anche nell'altro oracolo, che parla proprio di rinascita. Vediamo cosa ci dice questo oracolo. Pensi di aver fatto del tuo meglio in ogni situazione e con ognuno. Questo per renderti amabile agli altri. Ma ogni fallimento o delusione ti hanno lasciato disillusa e distrutta. Ogni rottura simboleggia un trauma passato, un cuore spezzato, una ferita, un tradimento. Questo potrebbe fare indurire il tuo cuore contro l'amore. Questa carta è ispirata al kintsugi, non sono capace di dire in giapponese, l'arte giapponese di riparare le ceramiche rotte con l'oro. Questa mette proprio in risalto le imperfezioni delle rotture. È proprio attraverso la distruzione che arrivano le riparazioni e la rinascita. Devi accettare e amare i tuoi pezzi rotti e trasformarli in oro e amore. È bella vedere anche questa carta perché praticamente c'è questa donna che è come se fosse una porcellana e questa porcellana è rotta. Ora, di solito le porcellane rotte vengono buttate via. Qui invece in quest'arte giapponese, per far sì di rimettere insieme i cocci, usano addirittura un elemento nobile, l'oro, e aggiustano questo coccio. Ovviamente le imperfezioni si vedono, non è che non si vedono. Infatti quando si dice quando una cosa è rotta, la si dovrebbe buttare. Qua invece loro vanno oltre perché rimettono insieme tutti i pezzi con l'oro, esaltano proprio queste imperfezioni, sono queste imperfezioni poi che ci aiuteranno ad andare avanti, quindi a farci comprendere la nostra parte ombra con la parte luce e ad apprezzare proprio queste rotture che noi abbiamo, perché sono proprio da queste che noi impareremo per poter procedere ad andare avanti. Dobbiamo quasi valorizzarle queste rotture.
Ora, i tarocchi invece sono usciti due arcani minori e un arcano maggiore. Rispecchiano parecchio questi due oracoli, comunque, anche le carte dei tarocchi. Infatti abbiamo un 5 di coppe, carta che ci parla di rimpianti, di tristezza, di troppo presi a pensare al passato e a ciò che è stato, pensando ai fallimenti e si ha paura ad affrontare il futuro e le sue nuove sfide. Ci parla quindi di imperfezioni, di qualcosa da aggiustare. Ecco che vediamo che va proprio in base all'oracolo prima di questa ceramica rotta che viene aggiustata con questo materiale che è l'oro. Però a questo punto ci fa capire che ogni esperienza fa crescere, anche le esperienze negative servono proprio per crescere. Questa carta però ci fa vedere una persona che intenta a guardare verso il passato, vediamo che rimugina ancora con queste coppe, non ha voglia di andare avanti. Dietro di lei appunto c'è anche un bel paesaggio, un castello, una città che probabilmente la chiama anche ad uscire da questa staticità. Finché resta ferma, il suo progresso non va avanti e questo non va bene. La carta dopo è la Torre, arcano maggiore numero 16. In questo caso la Torre ci fa comprendere che serve uno scuotimento forte per uscire da questo stato di tristezza e rimpianto. È la distruzione di ciò che ci siamo creati noi proprio come protezione, ma anche costretti dentro questi limiti. E la soluzione quindi è un problema. Questo creerà uno spazio nuovo per nuove esperienze. Ecco che serve uno scuotimento. Infatti la Torre scuote, non è che distrugge del tutto, ci fa comprendere che c'è qualcosa che non va bene e va smosso di modo che noi possiamo andare avanti. Perché probabilmente questa situazione ce la siamo creata noi come protezione. Siamo nella nostra zona di conforto e non ne vogliamo uscire, ma questo non va bene. Dobbiamo appunto rimettere insieme i cocci ed andare avanti. Ed è questo che la torre fa, scuote affinché la persona si rimetta di nuovo in cammino. La carta dopo è la regina di denari, una regina che in questo stato attuale è come se fosse vittima di se stessa, sola. Manca la componente proprio del sentimento. Carta che parla di lavoro per poter prendere ciò che si desidera, per ottenere ciò che si desidera. Quindi bisogna lavorare, non è facile, le cose non vengono così tanto ma c'è proprio un lavoro dietro. Questo comporta anche fare proprio dei cambiamenti per raggiungere i nostri obiettivi. Fare forza quindi su se stessi, non lasciarsi travolgere dalle persone che forse ci chiedono troppo. È una carta che probabilmente ti dice: ok, tante persone magari si aspettano tanto da te, è giusto dare il giusto valore alle persone, ma questo non deve essere a discapito nostro. Noi non dobbiamo rimetterci la fiducia in noi stessi, l'amore per noi stessi per essere apprezzati dagli altri. No, prima dobbiamo essere noi ad apprezzare noi stessi. Dopodiché potremo anche aiutare gli altri. E quindi praticamente la regina di denari è proprio questo che ti dice, c'è un lavoro da fare su noi stessi. Dobbiamo quindi ritornare ad essere fiduciosi di noi, costruire qualcosa di noi, anche se abbiamo avuto qualcosa che non va bene, delle rotture, ricordare queste rotture, fortificarle affinché possiamo procedere ad andare avanti. Ecco appunto che ci vuole lo scuotimento della torre, uscire da questo stato di staticità, lavorare duramente e sicuramente progrediremo nel nostro futuro andando avanti e ottenendo quello che magari ci siamo prefissati, perché finché restiamo fermi in questa situazione stagnante, alla fine non ne veniamo fuori. Ecco che appunto l'arcano maggiore è quello proprio che ti dice scuoti, scuoti, tira fuori quello che c'è da tirar fuori, rimetti assieme i cocci, fai sì che vengano messi assieme proprio con l'oro, esalta queste tue imperfezioni perché è proprio da queste tue zone d'ombra che riesci a comprendere determinate cose. Io con questo ragazzi vi saluto e vi aspetto alla prossima lettura. Ciao a tutti!